Settimana Santa e ben ritrovati amici e amiche di Padre Pio TV. Quest'oggi noi vorremmo entrare con tanto rispetto e delicatezza nelle vostre case per parlarvi dei riti della Settimana Santa e lo faremo con Don Giuseppe Comi che è tornato ancora una volta nella nostra trasmissione. Benvenuto. Bentrovati a voi. Allora, Don Giuseppe, la Settimana Santa ha inizio con la Domenica delle Palme. Gesù entra trionfante su un asino a Gerusalemme e viene acclamato con gioia, con festa, con ramoscelli di ulivo, con le palme. Da sempre nel ramoscello di ulivo è simboleggiato la pace. Ma quand'è che si ha la vera pace? La vera pace è quando l'uomo rientra nell'obbedienza alla parola del suo Signore. Per noi il rientro nell'obbedienza alla parola del Vangelo. Siamo nell'anno della misericordia, credo che parabola più opportuna per spiegare la pace del cuore dell'uomo sia quella del Padre misericordioso, del figlio prodigo. Il figlio quando esce dalla casa del padre non ha più pace, per lui c'è solo indigenza, c'è guerra nel cuore. Quando decide di ritornare nella volontà del Padre, quando decide di tornare nella casa del Padre suo, decide di ascoltarlo nuovamente, per lui si fa festa. Ecco, il cuore ritorna in quella pace, in quella festa, in quella gioia che solo quando c'è questa comunione vitale tra noi e la parola di Cristo ci può essere nel cuore dell'uomo. Pensa un poco, Don Francesco, quanta guerra oggi c'è nel cuore di molti, quante famiglie distrutte, no? Perché? Perché sì, nella famiglia il marito o la moglie si sono distaccati da quella che è la volontà creaturale per loro. Ecco, allora nasce poi la guerra, il dissenso e tutto ciò che non va bene all'interno della società di oggi. Nella Settimana Santa c'è una celebrazione molto importante che è la messa crismale, la messa celebrata dal vescovo con tutti i suoi presbiteri. Ecco, qual è il significato di questa celebrazione? Nella Santa Messa Crismale vengono benedetti gli oli dei catecumeni, l'olio degli infermi e viene consacrato il Sacro Crisma. Questi oli, con la benedizione degli oli, questi oli serviranno proprio per amministrare il sacramento del battesimo, il sacramento della confermazione della cresima, dell'ordine sacro e poi anche per l'unzione degli infermi, degli ammalati. Ecco, nell'olio la Chiesa ha visto sempre il segno, insieme all'acqua anche, lo Spirito Santo che viene donato, che viene effuso. Per cui tutto il presbiterio è come se dall'olio tutto il presbiterio diocesano venisse preso e donato interamente attraverso i presbiteri la pace di Cristo, la santità di Cristo, la luce di Cristo, la sapienza di Cristo, affinché l'uomo possa tornare nuovamente nella sua pace e nella sua grazia. Il Triduo Pasquale inizia con il Giovedì Santo, quindi la messa in Cena Domini e il rito della lavanda dei piedi. E poi, ecco, ascoltiamo le parole di Gesù, prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti. Insomma, Gesù lascia ai suoi apostoli e quindi lascia a tutti noi un memoriale. Ecco, che cos'è questo memoriale che Gesù ci ha lasciato? Spieghiamo innanzitutto che cos'è nella liturgia il memoriale. Il memoriale significa presenza, è vita. Quando Gesù istituisce l'Eucarestia, il suo santissimo corpo, il suo preziosissimo sangue, cosa fa? Dona la sua vita ai discepoli, perché i discepoli, nutrendosi dell'Eucarestia, possono diventare a loro volta vita per il mondo intero. Per cui Cristo dona l'Eucarestia affinché i suoi discepoli possano diventare Eucaristia per la salvezza del mondo intero. E poi ancora un'altra cosa è da sottolineare, nell'istituzione dell'Eucaristia possiamo dire che il sacramento dell'amore, del dono pieno di se stessi, fino alla consumazione di sé, poi sulla croce, no? Lo vedremo poi il culmine nel Venerdì Santo, per cui lì dove c'è questo amore grande, lì c'è possibilità di consumarsi in quest'amore e da quest'amore donato, ricevuto da Cristo e donato, che c'è la salvezza e la redenzione del cuore dell'uomo.
Adesso vorrei che ci fermassimo un attimo perché aiutiamo anche con le immagini i nostri amici telespettatori e guardiamo questo primo contributo del musical Ai piedi della croce messo in scena proprio dai collaboratori parrocchiali della mia parrocchia e vediamo la scena dell'ultima cena della lavanda dei piedi. Prendete. Questo è il mio corpo. Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza che è versato per voi. Signore, tu lavi i piedi a me. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci. Lo capirai dopo. Tu non mi laverai i piedi in eterno. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi? Siete puri, ma non tutti. Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore. E dite bene. Perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico,
un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se li mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Signore, chi è? È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Ed eccoci tornati. Abbiamo visto poc'anzi nelle immagini il rito della lavanda dei piedi. Gesù si abbassa e lava i piedi ai suoi discepoli. Qual è il significato di questo rito? Chi lavava i piedi erano i servi. E Gesù, come dice San Paolo, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Cristo, che è Dio, il Figlio di Dio, entra nell'umanità non per essere servito, ma per servirla, per servirgli la verità, per servirgli l'amore, per servirgli la fede, per servirgli la speranza, per servirgli la santità che è necessaria a quest'uomo che ne è sprovvisto. Ecco perché Gesù si abbassa, perché è proprio dell'amore mettersi a servizio dell'altro per elevarlo e per donargli ciò che non si ha. E dopo la lavanda dei piedi, Gesù si ritira nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, e qui momenti di angoscia, momenti di sofferenza, addirittura si dice che prega fino a sudare sangue. Parafrasando, possiamo dire che momenti di angoscia, momenti di sofferenza prendono molte volte anche noi. Ecco, come vincere questi momenti, come comportarsi in pratica? Vedi, Gesù entra nel Getsemani davvero uomo, perché non dimentichiamoci che Gesù è vero Dio ma anche vero uomo, perfetto nella nostra umanità, eccetto che nel peccato. E i sentimenti della tristezza e dell'angoscia sono sentimenti profondamente umani. Gesù cosa vede? Vede ciò che gli spetta, vede la sofferenza. E quella diventa per lui motivo di grande tentazione. Come vince questa tentazione? Pregando. Perché lo Spirito Santo che discende su di lui attraverso la sua fede, con la sua preghiera, gli permette di essere robusto, di essere forte, di andare incontro alla sofferenza da uomo forte, da uomo che vince la sofferenza con il suo amore. Se notiamo e leggiamo bene il Vangelo secondo Giovanni, è differente dai Vangeli sinottici. Mentre nei Vangeli sinottici è narrato l'episodio di Gesù nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, invece nel Vangelo secondo Giovanni non c'è Getsemani. Gesù è uomo forte, è lui che va incontro a coloro che erano venuti a prenderlo nell'orto degli ulivi, è lui che si fa prendere, tant'è vero che fino a che lui non decide di farsi catturare, tutti coloro che erano venuti con spade e bastoni stramazzano al suolo, ed è lui che vive la croce da uomo, che decide di donarsi con fortezza, con desiderio di vivere quella sofferenza, perché è necessaria per la salvezza dell'umanità. E quindi poi viene arrestato Gesù e viene processato. Allora, adesso vediamo altre immagini proprio della condanna, della flagellazione di Gesù. Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo ed in tre giorni ne ricostruirò un altro non fatto da mani d'uomo.
Non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, e venire con le nubi del cielo. Che abbiamo ancora bisogno di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Dici questo da te? Oppure altri ti hanno parlato di me? Sono forse io giudeo. La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Quindi sei re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato. E per questo che sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. E cos'è la verità? Io non trovo in lui nessuna colpa. Ma vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi? Volete dunque che rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Non costui, ma Barabba! Che cosa volete dunque che io faccia del re dei Giudei? Crocifiggilo! Ma che male ha fatto? Crocifiggilo! Flagellatelo.
Maria, tanti anni fa l'angelo del Signore ti disse che saresti diventata la madre del figlio di Dio. Maria, che Dio è quel Dio che ti dona un figlio e poi te lo toglie? Maria, la vita è un mistero. Il Signore ha dato, il Signore toglie, sia fatta la sua volontà. Maria, maledici il tuo Dio, abbandonalo, perché ti ha abbandonato ad un destino così crudele. Maria, benedici il Signore, perché dalla morte del Messia verrà per tutti la vita vera. Maria, se Gesù muore, cosa ti rimane? Non vedi il suo sangue sparso a terra? A cosa serve? Maria, fai silenzio nel tuo cuore e conserva tutto con amore. Abbiamo visto in queste immagini tutta la crudeltà, la cattiveria dell'uomo che si abbatte sull'innocente, sul giusto Gesù. E tante volte, lo sentiamo dire noi che siamo sacerdoti anche, dinanzi alle ingiustizie della storia, c'è qualcuno che dice: ma perché Dio sta a guardare? Perché non interviene? Perché non ferma la mano ingiusta? Se partiamo dalla prospettiva dell'uomo ci perdiamo, dobbiamo entrare nella prospettiva del Signore. Il Signore assume su di sé la sofferenza e la porta a compimento, la assume per amore. È dall'amore che dobbiamo partire. Se non entriamo nell'amore che Cristo ha per l'umanità, tutto diventa vano, tutto diventa un chiedersi un perché, per come, ma non ritroveremo mai una risposta che esaudisca appieno quello che il cuore cerca. Se invece noi partiamo da questo Signore, da questo Dio che si abbassa, che si annienta, che ama per la salvezza e il compimento della salvezza dell'umanità, allora cambia veramente tutto. Solo se entriamo nella legge dell'amore, nella legge del dono, nella legge dell'elevazione, allora lì capiamo quanto questa sofferenza vissuta da Cristo volontariamente, ed è necessario sottolineare volontariamente e per amore, lì capiamo il senso della sofferenza. E poi bisogna andare anche a ciò che diceva Isaia, no? Quando vede il servo sofferente, no? Era come pecora muta condotta al macello e non aprì la sua bocca. Basterebbe solo questo per capire il grande amore a cosa ha portato Gesù, a cosa gli ha permesso di vivere per amore della sua umanità da redimere. Questa pecora muta condotta al macello era così sfigurata che Pilato lo mostra alla folla dicendo: ecce homo, ecco l'uomo. E noi vediamo queste altre immagini dove c'è anche la scena del Cireneo che aiuta a portare la croce di Gesù. Ecco l'uomo. Io sono innocente del sangue di quest'uomo. Thank you.
ti incontrai, mio Gesù, e ti riconobbi. Era curva la tua spalla. La croce che portavi era pesante. Un cireneo ti sorreggeva. Mi avvicinai, ti presi per mano e insieme ci recammo verso il Calvario. Con un sorriso alzasti la mano, accarezzando il mio viso. Ti incontrai e ti amai. Mi invitasti a ricordare la tua parola. Con fede accettai. Davanti ai miei occhi vidi la tua croce che divenne la mia. Da quel giorno conobbi la tua passione e il tuo martirio. Ma tu, come il buon cireneo, mi sostieni e mi dai forza. Mi sorreggi e mi conforti. Quando sono stanca e cado, mi rialzi. Quando sono triste e sofferente, mi dai sollievo. Quando sono sola e abbandonata, mi fai compagnia. Sei la mia vita, mio Gesù, il mio sostegno, la mia speranza, il mio tutto. Abbiamo visto la scena del cireneo, Don Giuseppe. Nel cireneo possiamo dire che il fratello aiuta l'altro fratello, il più forte prende per mano il più debole, perché possiamo dirlo che da soli non si può affrontare la vita in tutte le sue sfaccettature, molte volte anche dure, forti. Se leggiamo con attenzione i Vangeli, il cireneo non prese la croce perché nacque spontaneamente nel suo cuore questo desiderio. C'è scritto che lo costrinsero a prendere la croce di Gesù. Ora, se noi notiamo, le vicissitudini della vita a volte ci costringono a prendere la vita in mano, però deve essere una costrizione d'amore. Ecco, per esempio, noi siamo sacerdoti, no? Ci siamo costretti all'amore per il gregge di Dio, le pecorelle. Immagina se noi venissimo meno a questo amore per le pecorelle, non le seguiremo per come è la volontà del Signore, no? Con tutto quell'amore, quella sollecitudine che gli è dovuta. Così pensa anche in una famiglia: se il marito non è costretto nell'accezione più bella della parola, non è costretto all'amore per la moglie, così la moglie per il marito, cosa accade? Accade che ciascuno si scrolla questa croce dalle spalle, e per cui la società la distruggiamo. Pensa un po', oggi si vuole togliere questa croce dalle spalle e che cosa nasce? Nasce l'aborto, nasce l'eutanasia, nasce il dissenso, nasce il divorzio, nasce tutto questo sfacelo di cui siamo spettatori a volte inermi dinanzi a questa storia. Allora cosa dobbiamo fare? Ciascuno di noi in questa Santa Pasqua, in questa Settimana Santa, dovrebbe avere questo sano e santo desiderio di costringersi all'amore per cui è stato chiamato. E poi finisce la Via Dolorosa, Gesù arriva sul Golgota. Ora vediamo prima l'immagine appunto della crocifissione. No. Ecco tuo figlio. Figlio. Ecco. Tua madre. Sete. Ehi! Ehi! Le ma sta bocca di! Tutto compiuto.
Abbiamo visto la scena di Gesù in croce. Don Giuseppe, ma come si sta sulla croce? Si può stare sulla croce solo se il nostro cuore si fonde, diventa un'unica vita con il cuore di Cristo Gesù. E il cuore di Cristo Gesù, possiamo dire, quel pozzo dal quale dobbiamo trarre l'acqua della novità della vita che ci permette di salire sulla croce per donare questa vita nuova al mondo. Un augurio pasquale per tutti i nostri amici telespettatori in chiusura di questa puntata. L'augurio che nasce dal profondo del mio cuore è quello di poter operare questo doppio passaggio dalla morte a noi stessi alla vita nuova di Cristo e poi dalla vita nuova di Cristo in noi passare alla vita nuova nella storia. Ed io faccio mie le parole di Don Giuseppe in questo augurio che ha rivolto a tutti voi per augurare a tutti una santa Pasqua di morte e di risurrezione a nuova vita. E questi giorni saranno impegnativi per tutti noi, saremo dietro a Gesù, saremo dietro la Vergine Addolorata. Ecco, approfittate di questi tempi, di questi momenti per riprendervi un po' di tempo per dedicare alla preghiera, alla vita spirituale, alla confessione sacramentale, a rimettervi in grazia di Dio. A tutti di cuore veramente una Santa Pasqua, un augurio giunga a tutte le persone sole, abbandonate, agli ammalati, ai sofferenti, a coloro che stanno nelle case di cura o negli ospedali o da soli in casa. Da parte nostra la nostra preghiera non mancherà, vi benediciamo con il cuore e ci vediamo la settimana prossima.